Questo l'ho già fatto. Allora andiamo in backstage, vedete c'è Ada che si sta vestendo perché dobbiamo andare via. Questo è uno dei due operatori che noi abbiamo, vedete che sta facendo, sta praticamente mettendo in custodia tutti i microfoni che abbiamo avuto di laggiù. C'è il nostro Roberto Rosiello che sta preparando per andarsene, noi andiamo ancora avanti, qua c'è il direttore. Le luci per cortesia me le date, perché mi avete spento le luci, non si vede più niente, siamo proprio, abbiamo chiuso la trasmissione da poco, il direttore del Savoia, e parlo di Dioniso. Nicola, allora che dici della trasmissione, come è andata? Bene, complimenti, come al solito, veramente sembra una grandissima trasmissione, condotta benissimo da te, con supporto di Ada, che veramente è bravissima come sempre. Complimenti anche a tutti i tuoi collaboratori e a tutti i tuoi corrispondenti. Ti ringrazio, andiamo ancora avanti, qua stanno parlando, attenzione, attenzione, Pomigliano e Gladiator stanno confusi, che cosa state dicendo? Amici. Diretto, che stai dicendo? Amici, ok. E infatti poi ti ha tolto, ti ha fatto pareggiare però, mica ti ha dato la vittoria però. Ha fatto una bella partita. Era giusto il pareggio. Assolutamente. Certo, perfettamente. Questo è il nostro, è rimasto anche Fantaccione. Fanta, adesso che Fantaccione, il tuo grande tifoso Fantaccione. D'accordo, Fantaccione, io sono rimasto qua, mi inquadrami a me perché poi vorrei essere anche inquadrato per salutare. Giriamo piano piano, basta che tu giri. Ecco, fai piano perché è un bel stage. Signori, grazie mille e questo è Golden Goal. Anche dopo la trasmissione, la prossima volta faremo vedere prima quello che succede. Stanno smontando tutto, arrivederci. Arrivederci, ecco qua, adesso chiudiamo.